Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video della tipologia Reagisco a YouTuber che non seguo. Mi diverto sempre un sacco a filmare questa tipologia di video perché mi consigliate sempre YouTuber che sono super interessanti e a volte molto oltre le righe, diciamo così. Quindi sono sempre video super divertenti per me, so che piacciono tantissimo anche a voi. Anche stavolta, infatti, vi ho chiesto su Instagram di consigliarmi a quali YouTuber avrei dovuto reagire in questo video e mi avete mandato un sacco di nomi. In particolare, però, ho cercato di selezionare i nomi che mi avete mandato più volte, cioè c'erano dei nickname che venivano ripetuti molte volte, quindi ho selezionato proprio quelli perché evidentemente vi piacciono molto quegli YouTuber o comunque volete vedere la mia reazione a qualche canale, che a volte so che mi suggerite dei nomi proprio per vedere la reazione perché mi conoscete, sapete come sono fatta, quindi probabilmente già immaginate la mia reazione. Quindi non ho assolutamente sbirciato, non ho controllato nulla, quindi non ho la minima idea di chi siano questi YouTuber, ma lo scopriremo assieme. Ho il mio computer, ta-dam, qui pronto e andiamo a selezionare, ragazzi, andiamo a scrivere il primo nickname. Comunque, piccola parentesi, mi sto rendendo conto di avere un sacco di illuminante, ragazzi, però oggi mi andava così. Che cosa vi devo dire? Ok, non commentiamolo, pertanto già lo so, ok? Comunque, primo nickname che mi avete suggerito è Spazio Grigio e questo è stato uno di quelli che mi è arrivato tantissime volte, questo nome. Il tuo posto per lo shopping, tra l'altro, mi avete detto, quindi sono molto curiosa di vedere. Ok, non so perché mi aspettavo un uomo, non so perché mi aspettavo un ragazzo, insomma, invece una ragazza. Ok, minimalismo, adesso capisco perché mi dite che è il contrario di me per quanto riguarda lo shopping. Sicuramente nello shopping non sono minimalista, questo è poco ma sicuro, però è anche un canale di crescita personale, fa anche morning routine, interessante, le ricette un po' meno interessanti per quanto mi riguarda, a meno che non siano super semplici e velocissime. Ma andrei a vedere con voi piuttosto, che di solito sono i più interessanti, i video più popolari. E qui abbiamo il video più popolare del canale, è Un giorno nella vita di un minimalista, che ha tra l'altro quasi 600.000 visualizzazioni. Dicono che il minimalismo è quando hai tolto tutto e non c'è più nulla da togliere, è vuoto, è efficienza. Il minimalismo è quando dormi sul materasso vuoto per non dover No. rifare il letto e avere un letto è considerato lusso. È quando compri solo l'essenziale, è quando usi il bicarbonato per lavare i denti, il corpo, per fare il bucato e per pulire il pavimento. Però solo no, non so se sia veramente questo, cioè non so se sia effettivamente così il suo letto, eccetera, o se è solo l'intro di un video per poi spiegare che non è proprio così. Però il bicarbonato sui denti non fa benissimo, ho scoperto, non fa proprio tanto tanto bene, ok? E quando prepari il caffè latte nel bollitore per non sporcare la moka ed il pentolino. O forse perché la moka e il pentolino non ce li hai. Non avete idea di quante risate mi sono fatta per filmare questa Ah, introduzione? ecco. Ovviamente era ironica. Immaginavo, mi sembrava strano che dormisse così sul letto per terra, cioè, voglio dire. Ma se questa spiegazione vi ha ispirato, cambiate canale. Se invece non vi ha convinto, restate qui e. Carina, mi è piaciuta questa introduzione. Lei mi sembra super super simpatica, veramente. E probabilmente è il mio opposto in ogni caso, anche se questa introduzione non era appunto vera. In ogni caso sarà probabilmente il mio opposto nello shopping, avete ragione, però mi sembra tanto carina lei. Meditazione, silenzio, lettura di affermazioni positive e seguite da alcune attività più fisiche, quindi del movimento, faccio un po' di stretching o yoga. Ok, insegnami a fare yoga per favore, che io non sono capace, o almeno non l'ho mai fatto. Mi piacerebbe, insegnami, vuoi diventare la mia istruttrice di yoga? Scusatemi se ogni tanto prendo e bevo, ragazzi, ma qui ad Amsterdam ci sono veramente 700 gradi, fa caldissimo in questo periodo, so che lo ripeto in ogni video, ma appunto scusatemi se ogni tanto mi vedrete con la cannuccia. C'è la colazione prima di cominciare a lavorare, altri giorni invece lavoro per un paio d'ore e poi faccio la pausa per mangiare. Cerco di non forzare il mio corpo a mangiare quando non ha fame, preferisco ascoltarlo e in più trovo che la mia. Beh, questa è una cosa che faccio anch'io, devo dire, che se non ho fame, indipendentemente dagli orari,
Non mangio, quindi cerco di non sforzarmi, cioè se tipo è ora di pranzo, ora di cena e io non ho fame, non mi sforzo a mangiare, a meno che io non abbia proprio mangiato nulla, quindi in quel caso sì, però su questo siamo simili. Al momento sto leggendo questo libro che si trova in Kindle Unlimited. Beh, se leggi un libro sulla legge dell'attrazione, io e te andremo d'accordo sicuramente, cioè io sicuramente ci andrei d'accordo. Ho notato che quelli che si informano sulla legge dell'attrazione di norma ci vado d'accordo perché abbiamo un po' la stessa filosofia. Non passo più la mattina o addirittura la sera 10-15 minuti a scegliere che cosa mettermi il giorno dopo. Cioè, mi stavo strozzando con l'aranciata. Comunque. Devo dire che lei qui dice che appunto non passa più un quarto d'ora a scegliere che cosa dovrà mettere il giorno dopo, perché probabilmente per lei era un peso, era una cosa che le pesava, che non la rendeva felice. Nel mio caso invece, per esempio, se io mi preparo, cioè se ho un'occasione particolare o anche se non è un'occasione particolare, a me piace un sacco perdere tempo per decidere che cosa mi metterò, per abbinare le cose, boh, però. Suppongo che ognuno debba fare quello che lo rende felice e giustamente se a lei questa cosa pesava è giusto che non lo faccia, indipendentemente da quello che dice la società, da tutto, è giusto. E letteralmente lo fissavo e mi facevo questi schemi mentali che quasi potevi vedere nell'aria per abbinare i vestiti, per capire come meglio vestirmi. So che è successo anche a te, ecco, io adesso non lo faccio più perché ho pochi vestiti, mi piacciono tutti e mi sento bene con qualsiasi cosa mi metta. Bagno, infatti, la mia skincare, la cura della pelle e consiste nell'applicare un olio 100% naturale su tutto il viso e il corpo, che appunto va bene per tutto, e tengo anche il trucco al minimal. Cioè, lei utilizza questa cosa, mi è completamente nuova, è molto interessante, però ho qualche perplessità. Cioè, lei utilizza un olio che va bene per tutto, cioè viso, corpo, capelli, tutto, perché questa è una cosa, cioè, è interessante, ma sicuramente se la sarà studiata molto bene, perché ci sono oli che vanno bene sì per la pelle, ma non vanno bene per i capelli, e c'è il contrario, ovviamente ci sono oli che vanno bene per i capelli, ma non vanno bene sulla nostra pelle. Quindi dovrei, cioè, mi piacerebbe approfondire questa cosa, ecco. Direi 9 giorni su 10 sono senza trucco. Comunque, se lei è così bella da struccata, devo dire che è bellissima. Devo dire, ha una pelle stupenda, cioè, neanche un'imperfezione, ragazzi. Le corsie che non mi servono, in 15 minuti sono entrato, ho comprato e sono già fuori. E come ultimo. Però a lei evidentemente far shopping non piace, perché tipo a me piace, pure se non compro nulla, ma passo tutta la giornata a guardare così, magari sono, ma anche se sono da sola in realtà, perché io sono molto orgogliosa del fatto che comunque se devo uscire esco anche da sola, cioè non è che devo per forza avere una persona accanto, però ancora di più se sono con un'amica e guardiamo, commentiamo le cose che troviamo, chiacchieriamo nel frattempo, eccetera, a me non pesa una giornata di shopping, cioè a me piace, quindi anche qui va a gusti, nel senso che ognuno deve fare quello che lo rende felice ed ha assolutamente tutto il senso del mondo il fatto che lei abbia ridotto tutte le cose che non la rendevano felice, che penso che lo scopo ultimo poi della vita di ognuno sia quello di essere felice, di trovare la propria felicità, quindi è giusto che ognuno agisca a seconda di quello che lo rende felice, sempre naturalmente nel rispetto degli altri, però in questo caso se lei diceva che non le piace truccarsi, che non le piace perdere tempo per i negozi, è giusto che lei non voglia conformarsi alla società che dice alle donne a voi deve piacere fare shopping, a voi deve piacere il trucco, è giusto che se lei questo non rendeva felice non lo faccia più. Poi, altro nome che è uscito in più di un commento è Ambra Jess e mi avete anche detto che ha reagito ad un mio video. Questa cosa non so se mi deve preoccupare o cosa, comunque a questo punto sono curiosa, andiamo a vedere. Un canale piccolino, per il fatto che me l'avete consigliato in più di uno, mi immaginavo un canale più grande, ma probabilmente lo avete fatto perché avrà fatto una reaction ad un mio video. A questo punto vedo che ne fa diverse, quindi vediamo. Sì, effettivamente qui tra i video vedo la mia faccia nell'anteprima, quindi effettivamente
Sono io, ci sono io sul suo canale. E il video si intitola Truccatrice reagisce al make-up su Nicole. E questo, se vedo bene dall'anteprima, mi sa che era quando sono andata a farmi truccare. Da MAC, da Sephora. Ok, vi anticipo che nell'intro del video Nicole dice che andrà in due catene differenti, richiedendo nel primo un trucco da giorno perché è mattino e... Esattamente, quindi era proprio quel video lì. Sono andata da MAC e da Sephora. E se non sbaglio, era la serata di Halloween. Ci aiuta a ridistendere i tratti del viso. Tu non hai assolutamente proprio il mio, ma però... insomma, però proprio il mio colore, visto? Benissimo, la ragazza ha scelto il colore del fondotinta andando ad applicarlo in questa zona per trovare ovviamente la shade che si approccia meglio al colorito della cliente e oltretutto l'ha resa partecipe, cosa veramente bellissima. Colori un po' pescati, credo che le stiano davvero molto bene e giustamente va a... Grazie, a parte che mi sembra molto molto simpatica lei, mi piace questo fatto di fare le reaction, cioè una makeup artist reagisce a... Molto anche furba lei comunque nel fare reaction a video che comunque sono stati, cioè hanno delle buone visualizzazioni, ma è giusto. Lei è molto simpatica, mi piace un sacco il suo accento, adoro. E, oddio, magari a fine video me ne dice di ogni, non lo so, però mi sembra molto simpatica. Perché se mi concentrassi solo verso l'esterno non si vedrebbe riflesso. Così si vede molto meglio. Allora, non so se andrà a correggere successivamente il look, facendo magari la base, va a sistemare meglio la sfumatura all'esterno dell'occhio, ma è una sfumatura rotonda, netta, non c'è una sfumatura, in realtà è un taglio molto netto. Non mi piace il fatto che sia salita tanto con l'ombretto, sembra un po' un effetto panda, però vediamo adesso magari facendo la base va a correggere, magari va a ripulire con un po' di cipria, vediamo un attimo come evolve. Sì, sono d'accordo. Qui la sfumatura non mi stava particolarmente bene, anche perché sul mio tipo d'occhio deve essere rialzata come ha fatto la commessa di Sephora invece prima. Deve essere un pochino rialzata la sfumatura. Sul mio occhio e con questo colore scuro sulla mia carnagione chiara, effettivamente sì, ha ragione. La pittura. Oddio, che cosa è successo? Questa cosa un po' mi rode, proprio la prendo sul personale. Diverse persone mi hanno detto: Ambra, io ho avuto un'esperienza terrorizzante, mi sono ritrovata con herpes negli occhi a causa di questo problema, cioè Negli a causa occhi? dell'utilizzo dei mascara utilizzati e scambiati gli scovolini da una persona all'altra. Anche Oddio, non sapevo che si potesse avere l'herpes agli occhi, ma sicuramente se non cambi lo scovolino del mascara e vai ad utilizzarlo da una persona all'altra, da un cliente all'altro, sicuramente ti puoi beccare infezioni, insomma, delle altre cose bellissime se non proprio l'herpes, cioè tutta una bella serie di robe ti puoi beccare. Ha assolutamente ragione. Da MAC hanno gli scovolini usa e getta, quindi... onestamente dal video non sono riuscita a capire, cioè mi sembra strano che da me che abbiano utilizzato su di me, onestamente non ci ho fatto caso neanche poi tantissimo, perché appunto da MAC di solito utilizzano gli scovolini quelli usa e getta, quindi mi sembra molto molto strano che ne abbiano utilizzato uno scovolino classico, quello del mascara quando lo apri, mi sembra veramente stranissimo. A questo punto sono stata fortunata a non beccarmi niente perché ha ragione. E altro nome che mi avete fatto più di una volta è Slim Dogs. Quindi andiamo a vedere questo Slim Dogs o questi Slim Dogs. Anche qui voglio andare sui video più popolari e voglio vedere qual è il video più popolare. Ghostbusters, il mago di Oz e Nightmare. Ciao, benvenuti in questo nuovo incredibile episodio di Come Come c***o hanno fatto? Con un nuovo incredibile ospite Ormai non ci fermiamo più, solo ospiti. speciale che è Babbo
Barba Scura, un applauso. Questo Barba Scura è proprio bravo. Su di lui, se non sbaglio, su Barba Scura, ho fatto la reaction tipo l'anno scorso, se non sbaglio, e adesso lo ritrovo come ospite in questo canale, fantastico. E uno di questi che mi ha molto incuriosito era Il Mago di Oz, un film che odio perché cantano tutti. C'è questa scena pazzesca. Ma come lo odi? Io amo Il Mago di Oz, ma come lo odi? Perché? No? Dove arriva un uragano, no? E praticamente la casa viene trasportata via fin quando non arriva in questo bellissimo paese e atterra proprio in testa alla strega scafagnata. Cioè, è un film per bambini, quindi la strega muore all'inizio. E tu dici, è un film decisamente per bambini. La domanda è, come c***o hanno fatto a fare quella scena all'epoca? Di quando è questo film? È del 39. Ah, ok, cioè mi sembra di capire che in questo canale svelano i trucchi di come sono state realizzate alcune scene nei vari film, può essere, almeno questo stanno facendo per Il Mago di Oz. E la rubrica si chiama effettivamente Ma come ca hanno fatto? Capisco, ok. Adesso collego il titolo del video effettivamente alla tipologia. Però vediamo questa scena è proprio pura poesia. Questa era molto ridicolo. Io che guardo loro, che a loro volta guardano Il Mago di Oz. Una canna da pesca. No. Ah, beh, loro, giustamente. Loro prendono tutti molto bene. Io le so a memoria queste scene perché adoravo questo film. Io amavo Dorothy, sia Il Mago di Oz 1 che poi il secondo, che era Il Ritorno ad Oz, che era molto più moderno, insomma, era tipo forse degli ultimi anni 80, primi anni 90, però io li so a memoria questi due film. Stanno per morire. Ciao, stiamo per crepare, come va? Quando atterra sta casetta? Arriva. Però un po' di pazienza. Effettivamente, se ci penso, perché all'epoca, quando è stato fatto questo film, tipo negli anni 50, 70, oddio, non lo so. Però dico, all'epoca non c'erano i computer, quindi non hanno potuto farla al computer questa scena. Ed effettivamente, pensandoci, dico, ma come hanno fatto a far cadere la casa, crollare dal cielo? Cioè, ora è piccolissima. Come hanno fatto? Adesso sono curiosa anch'io. Vediamo, interessante questa tipologia. Zan zan zan. E Il Sentiero dei Mattoni Gialli, ragazzi. Vabbè, chi ama questo film mi capisce. Disney. Ah, lei è colorata. In realtà, la pellicola è a colori, il set è bianco e nero. No, e lei, davvero? E lei è una controfigura. Era vestita in bianco e nero lei? Se la guardate, esatto, se la guardate, no, guardate qui, lei entra in campo e non la si vede in faccia. Questa è una controfigura. Cioè, lei c'aveva i vestiti. Esce fuori, dà il cane in braccio. E qui entra la vera attrice. Ma quindi le braccia erano toccate di grigio? Esatto. No, vabbè, aspettate un attimo. Cioè, loro hanno detto che gli attori erano tutti in bianco e nero. Tutto era in bianco e nero sul set, compresi gli attori. E i colori sono stati aggiunti tutti dopo. No, io non ci posso credere. Mi avete rovinato. Cioè, Il Sentiero di Mattoni Gialli non era giallo davvero? No, vabbè, mi avete rovinato. Io non devo vederli questi film. Mi rovinano tutti i miei miti di quando ero bambina. Cioè, perché avete dovuto rovinarmi il fatto che Il Sentiero di Mattoni Gialli era giallo? Perché? Cioè, io vi odio. Fuori l'arte, cioè, che stupidi. Ma no, ma è geniale. Che stupidi. Ma come? Ma tu me l'avresti fatta? Cioè, questa è una cosa. Sì, che stupidi. Io non sono d'accordo. Ma l'avrei fatto. Esatto. Cioè, nel senso, lo fai tutto a colori. Ed è per questo. Appunto. Una miniatura relativamente piccola, però per fare quella famosa della casa che scende e si poggia sulla macchina da presa, loro l'hanno fatta al contrario. Hanno preso la casetta, l'hanno messa davanti alla lente, l'hanno lasciata cadere su un fondale, su un pavimento, col disegno del cielo. Ah, cioè, riprendendola da sopra? Esatto. No! E quindi c'è questa ripresa in cui si vede effettivamente questa casetta che scende e da questa crina fortissima a terra. Loro si sono messi con la camera così, la casa appoggiata, l'hanno lasciato la casa che è caduta giù. E poi l'hanno fatta in reverse in modo che la casa sembrasse volare. No, vabbè, bellissima sta cosa però, cioè se ci pensiamo, quando ancora appunto il computer e tutti gli effetti speciali che conosciamo oggi non esistevano, dovevano veramente ingegnarsi nei modi più bizzarri per effettuare queste scene. È interessantissima questa cosa. Tra l'altro avevo fatto un esame di filmologia all'università e spiegava anche alcune cose come questa, inquadrature eccetera, quindi molto interessante, devo dire. Cioè, non ci pensiamo mai quando guardiamo i film, però possiamo osservarli anche da un'altra prospettiva e
e appunto farci domande da registi, cioè come hanno fatto a fare quella scena, oppure vedendo l'inquadratura, dov'è che era posizionata la videocamera, com'è che si muoveva la videocamera. Sono cose super, veramente super super interessanti, molto carini loro, veramente interessantissimo questo canale. E se sono tutti così i video, veramente, se... Sì, vedo che appunto poi parlano di Harry Potter, Matrix, Jurassic Park, bravissimi loro. Fatemi sapere nei commenti se loro effettivamente lavorano con il cinema, perché se sanno tutti questi trucchetti, per forza devono essere super esperti. E poi, ultimo nome che andremo a vedere, mi avete consigliato un certo Kevin Believe. Ok, 597.000 follower, tantissimi. Ho due mani, due gambe e amo far ridere facendo scherzi alla gente. Ok, interessante, quindi qui ci facciamo due risate, andiamo a vedere. Ok, il video con più visualizzazioni è un prank che hanno fatto a Favij. Ok, 4.6 milioni di visualizzazioni, c'è tantissimo. Ma vedo che il terzo video con più visualizzazioni, che ha 3.3 milioni di visualizzazioni, cioè tantissimo, è una parodia di Sofì e lui dei Me contro te. E io Sofì la adoro, cioè adoro loro, mi piacciono molto, ma lei mi sta particolarmente simpatica e voglio andare a vedere questa parodia. Anche qua non lamentiamoci per la pubblicità, perché non me ne avanza proprio per lamentarmi. Ma come cazzo sei vestita? Ciao, vabbè, non ci vediamo. Ma che cazzo è? Ah, ma guardi dove cammini, già ti vesti così, almeno fai attenzione, mica la gente non si fa tanto. Oh, la smetti di sognare, com'è che si dice, donna schiava, zittellava. Non commento, lo so che è uno scherzo, ma non commento. Nicole, trattieniti. Nicole, non dire nulla. Nicole, trattieniti. È solo uno scherzo. Oh, scema! Scema, sono qui. Aspetta, immaginare, neanche io le mie cose da fare. Non è che posso sempre stare... Boh, vabbè, però posso dire la verità. Capisco che questo video sia carino, eccetera, però... Non mi sembra sia stato fatto con tanto impegno e non mi fa... Cioè... Non lo so, ho visto parodie migliori, ecco, non mi ha fatto proprio impazzire. Magari lui sarà simpaticissimo e questo video è anche parecchio vecchio, quindi magari sarà cambiato completamente il suo stile, però questo video, boh, non lo so, sentire dire quella parola, non lo so, non mi è piaciuto tantissimo. Vediamo, rompere le sigarette alla gente. Faccio un tiro. 5 euro. Cioè andava lì con lo spruzzino per spegnergliela. No, vabbè, questa è bellissima, questa è geniale, questa mi è piaciuta. Grazie mille. Faccio un tiro. Gli ha chiesto una sigaretta. È mica una sigaretta. Spiega sta cosa. E gliela richiede pure. Oh, è fantastico. Io non mi incazzo. Mi sto aiutando a smettere di fumare. Se tu incontrassi, grazie. Se tu incontrassi uno diverso da me, credimi, ma una persona completamente diversa da me, ma o se mi avessi incontrato da solo e senza di lei, non avrei reagito. Quindi avresti smesso di fumare? No, no. Io se fossi in lei... non lo frequenterei più. Questa è la cosa che mi viene da dire, perché se uno ti dice se tu non ci sei io agisco in modo diverso, già qua campanello d'allarme, come per lei, vabbè, non c'entra nulla, però io la vedo dalla mia ottica femminista contro i manipolatori, quindi forse avessi smesso tu di fare buffone così, credimi, te lo posso garantire. Perché mi insulti? Mio Dio, una minaccia, madonna santissima, ho capito, però insomma una sigaretta, quant'è che costa una sigaretta? Per te. Vabbè che non è carina come cosa, però mi sembra un po' esagerato. Io già tanto che non mi sto alzando in piedi e sto facendo ancora la persona educata e te lo ripeto perché c'è... Ma infatti vi ringrazio. Vi ringraziare è una cosa, vai a rompere il cazzo a qualcuno. Perché sennò poi mi alzo io in piedi e vedi che tu smetti di fare il buffone con la gente. Ma io smetto di fare il buffone e tu smetti di fumare. Sto parlando già troppo, vai a farti una passeggiata da un'altra parte perché mi sto... Ma? Oh, ma spegni? Dai, spegnila! Con l'estintore mi... E oh, vabbè! Cosa è lei? No, no. Scusa, Cosa vuoi? Ti la sto spegnendo. Perché?
Questa cosa che ha l'estintore mini a mo' di spruzzino mi fa impazzire. Male fumare. Sono cazzi miei, scusami. Ma lei vuole smettere? Tu non ti preoccupare, io sono già incazzato. Ma lei vuole smettere, no? I cazzi miei, quindi se permetti, non sono intenzionato di niente. E quindi è un momento per sorridere alla vita, no. E buttare via. Sorridere alla vita. Beh, devo dire che vedere il cambiamento dei video da quello che era 4 anni fa a questo, devo dire che mi piacciono molto di più questi video qui piuttosto che quella parodia lì che proprio non mi è piaciuta. Però questo Sigaretta. È troppo forte. Notare la reazione spaventata delle ragazze, perché quando vediamo un uomo che ci si avvicina da ragazza ti spaventi. La reazione del ragazzo quando si avvicina una ragazza, oppure la reazione di ragazzo e ragazza quando si avvicina lui, ma non sono due ragazze sole, è diversa. Qui dovremmo farci un po' di domande sul perché noi ragazze, se vediamo un uomo che ci si avvicina, abbiamo subito paura, perché... Metti qua la sigaretta. Non c'entra nulla, però ragioniamoci su questo. Bravissima. Lei gliel'ha data! No, spenta. Cioè, gliel'ha data pure! Perfetto. No, stiamo facendo una cosa importante qua. Non devi avere paura. No, mi hai fatto paura. No, in realtà ti voglio un sacco di bene. E poi una bella pelle hai. Grazie. Perfetto, quindi sì, l'ha detto pure, mi hai fatto paura. Perché purtroppo la reazione che abbiamo noi donne quando ci si avvicina un uomo, la prima cosa è di paura. No, non è che... No, no, davvero. Non devi provarci, ma devi riuscirci. Quindi, tu vuoi smettere, quindi tu vuoi smettere di fumare? Mi piacerebbe, sì. La sigaretta era fatta da te. Sì. E se adesso andiamo e buttiamo tutto in quel cestino? Beh, certo. No, la sigaretta. No, il tabacco. Una parte, giusto? Una parte simbolica. No, vabbè, l'ha pure convinta a buttare via parte del suo tabacco. Una quantità onesta, quindi proverà a smettere di fumare? Ci provo. No, vabbè. Grande. Dai, che bella sta cosa. È lì. Le ha detto anche ti voglio bene, bellissimo. No, vabbè, il tizio dell'inizio, no, oddio. Ora, alza la mano da 3, 2, 1. Scusami, però l'esperimento sociale, scusami se ti ho fatto paura, è un esperimento sociale che sto facendo, lì c'era un operatore. Bellissimo, questo mi è piaciuto molto, devo dire, questo mi è piaciuto molto, è carino questo canale e l'ho visto anche spesso nelle tendenze, quindi insomma so che piace moltissimo appunto. Quindi ragazzi, qui mi sa che si sta facendo buio, questo mi sa che è tutto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti con me nell'esplorazione di questi canali di YouTube che tra l'altro mi avete consigliato voi, quindi se non vi è piaciuto prendetevela con voi, cioè prendetevela con gli altri miei follower perché è colpa vostra. Quindi, mia family, io vi voglio tanto tanto bene, non dimenticatelo mai, vi mando un bacio gigantesco, siete pronti per il nostro abbraccio finale? 3, 2, 1... Arrivo ad abbracciarvi forte 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 e vi aspetto come al solito domani sempre puntuali alle 17:30. Ciao.